Baciati dal sole della Terra Santa, gli ulivi sono uno dei suoi doni più preziosi e versatili. A Nablus, nei territori palestinesi, le piante di ulivo non danno soltanto olio di gran qualità, ma costituiscono il segreto di uno dei saponi più antichi del mondo, il Nabulsi. Realizzato interamente a mano, secondo una tradizione che risale al Medioevo, il Nabulsi è uno dei prodotti cosmetici più naturali in commercio, come spiega Mushtaba Tubele, coproprietario della Nablus Soap. Gli ingredienti principali del sapone Nabulsi sono olio d'oliva, acqua e soda caustica, non c'è altro. Quindi questo è un prodotto naturale, senza aggiunta di altre sostanze chimiche. Tubele gestisce la fabbrica dal 1994, insieme al fratello e alla sorella. La loro è una storia di successo imprenditoriale in una delle città più duramente colpite dalla seconda intifada. Le vendite del sapone di Nablus precipitarono negli anni dal 2000 al 2005 in conseguenza dell'acuirsi del conflitto israelo-palestinese, un periodo particolarmente buio, ricorda Tubele, che non si è mai perso d'animo e ha continuato a credere nella qualità del proprio sapone. Tanta tenacia lo ha ripagato e oggi la Nablus Soap vanta un fatturato annuale che va dal milione al milione e mezzo di dollari all'anno. La produzione del Nabulsi prevede giorni di lavoro e le mani di esperti. Si comincia con la cottura dell'olio d'oliva e della soda caustica dentro un grande contenitore di metallo. La miscela, che deriva da diverse bolliture, viene trasportata con dei secchi e stesa sul pavimento perfettamente pulito, perché inizi l'asciugatura. Una volta che il sapone ha cominciato a solidificarsi, operazione che richiede diverse ore in inverno e un giorno intero in estate, si tirano delle linee rosse per delimitare i punti in cui gli esperti taglieranno quadrati individuali di Nabulsi e imprimeranno il logo aziendale. Per completare l'asciugatura, gli artigiani del Nabulsi costruiscono delle caratteristiche torri di sapone che lasceranno in piedi per diversi mesi finché il prodotto non sarà pronto per la scatolatura. Ismail Hosni Radwan è il lavoratore più anziano della Nablus Soap. Ex proprietario di una fabbrica di sapone, a 71 anni ricorda come il Nabulsi fosse uno dei prodotti più diffusi nelle case palestinesi. Il sapone Nabulsi abil 50-60-70 anni. Fino a 50-60 anni fa, il sapone Nabulsi si usava per tutto, non solo come sapone per lavarsi, ma anche per pulire i piatti. Delle 40 fabbriche di sapone all'olio d'oliva che erano l'orgoglio di Nablus nel XX secolo, soltanto 3 rimangono oggi in attività. Con piglio imprenditoriale, i Tubele hanno ideato una linea moderna che prevede l'aggiunta di profumatissimi frutti ed erbe, per dare un tocco ancora più fragrante al classico sapone quadrato e dal distinto odore di olio d'oliva. La scelta si è rivelata un successo, specialmente perché ha attirato l'attenzione dei negozi di commercio equo e solidale. Since 1994 we start importing our soap to many countries in the world. Dal 1994 abbiamo iniziato a esportare il nostro sapone in molti paesi del mondo, specialmente negli Stati Uniti e in Europa, dove abbiamo una filiale ad Amsterdam. Esportiamo in Cina, Giappone, Corea del Sud, Turchia, India, Malesia e Tunisia. Un'affermazione mondiale per quest'antesignano dei saponi moderni, frutto dell'ulivo e dell'amore per una lunga tradizione.